Buongiorno a tutti, ho il grande piacere di presentare il primo ministro del governo transitorio somalo. Abbiamo avuto una conversazione di grande interesse sullo stato della situazione in Somalia e nella regione, anche nella prospettiva delle scadenze internazionali che abbiamo davanti, in particolare della conferenza di Londra sulla Somalia. È emerso un comune intendimento a continuare a collaborare a fondo nel processo che deve restare interamente, sarà sempre di più un processo somalo, una ownership somala del processo di stabilizzazione istituzionale, democratica e di sicurezza nel Paese. Abbiamo avuto modo di discutere degli importanti sviluppi sul piano politico che si sono registrati negli ultimi sei mesi, con l'adozione dei cosiddetti Garoue Principles, i principi che sono stati adottati per quanto riguarda la creazione di un Parlamento, la definizione di una nuova Costituzione somala, il futuro delle istituzioni democratiche della Somalia. E in questo senso abbiamo convenuto che questi sviluppi interni saranno certamente rilevanti e ripresi alla conferenza di Londra. Per parte italiana c'è la forte determinazione a continuare a sostenere la Somalia nel suo percorso verso la stabilità, anzitutto sul piano della sicurezza. C'è un rilevante contributo italiano alle forze di stabilizzazione della Somalia attraverso attività di training e altre misure che vengono adottate anche attraverso interventi europei. Ma la politica soprattutto di sviluppo e di lotta contro la povertà resterà sempre un punto fondamentale per il nostro Paese nel rapporto con questo grande Paese amico da sempre del nostro e nel quale abbiamo investito così tanti sforzi sinora. Abbiamo anche convenuto sul fatto che il processo di transizione, oramai aperto da più di 8 anni, deve essere concluso ed è appunto su questa base che siamo fiduciosi che i principi di Garoue siano veramente attuati rapidamente, probabilmente durante l'estate prossima. Ecco, abbiamo anche parlato di lotta alla pirateria in tutte le sue diverse manifestazioni, un problema di grandissima portata per la comunità internazionale, sul quale ho avuto la sensazione di una forte consapevolezza da parte delle autorità del governo transitorio e del primo ministro in persona per facilitare in tutti i modi l'azione internazionale per prevenire e reprimere questo fenomeno. Ho il grande piacere di chiedere al primo ministro di darci alcune indicazioni e gli do ancora un cordialissimo benvenuto anche perché rappresenta una ricca, umanamente ricca comunità somala in Italia che costituisce una delle forze vive dell'immigrazione, della molteplicità culturale che ospitiamo in questo nostro paese. Grazie. Thank you, Minister Terzi. It's a pleasure to be here in this beautiful city of Rome, in this beautiful country of Italy. Somalia and Italy have a unique relationship, a long relationship, and I'm here to advance this unique relationship. I had a fruitful meeting with the minister, but first, let me take this opportunity to send my condolences to the people of Italy for the loss of the President Scalfaro. We had a very fruitful discussion on many issues. I'm here first to express our gratitude for the tireless effort of the Italian government in helping Somalia.
the Italian government is in the forefront of bringing Somalia back to the community of nations. They help us in the area of humanitarian activities in Somalia. The Italian government is very helpful in the area of security, in the area of reconciliation, and now in the process of taking Somalia from transition to full governance. I briefed the minister on the roadmap, a document that has been agreed by Somals to take Somalia from the transition to full governance. The roadmap covers many areas, including security, and the progress we made since I became prime minister in June. And also, the roadmap entails good governance, political outreach and reconciliation, and also the constitution and the reform of the parliament. So I briefed the minister on the progress made in all these areas, the progress made in the security situation in Somalia. As you all know now, the capital city of Mogadishu, capital city of Somalia, Mogadishu, is safe and secure. And we are now taking this safety zone, extending the safety zone to other parts of the country. So I briefed the minister on the progress made on the security, on the progress made on reconciliation and political outreach, and also, as the minister mentioned, the progress made in Garowe principles, which really made a milestone achievement in the area of reconciliation, constitution building, and also the reform of the parliament. We made a commitment, a firm commitment, that we have to stick to this roadmap. That come August 2012, Somalia hopefully will have a new government, a new constitution, a reform, a better parliament. And that is the objective that we all have. And that is that we need the support of the international community, particularly our friends and our partners like Italy. We also discussed other issues that are of mutual interest to us, including the piracy. And I briefed the minister about our objective and the way that could be addressed, this issue. This is a menace. It is not a Somali problem. It's a regional problem. It's an international problem. It's a threat to the global trade and also a threat to the international community. So therefore, we should have a common strategy for this common enemy. I really appreciate the discussion I had with the minister, and I welcome your questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.